Scusi, ma sta scrivendo che cosa? Buongiorno a lei. Qui siamo, dobbiamo Dobbiamo lavorare perché lavorare. altrimenti il presidente si arrabbia Ah, qua. Presidente, allora, innanzitutto, Le Grand BB, perché io ieri sono andato, devi sapere che l'apnea va alle Olimpiadi. E siamo da 30 anni da quel famoso film che è Le Grand Bleu. E mi sei venuto in mente tu, perché in trasposizione in piscina, Le Grand BB, il grande Stefano Battistelli, che è stato un interprete, cioè, anche le targhe ci stanno qui, vabbè, quello della Sì, Roma perché beh, la tanto. fede è quella che è lì, immagino, ma dico bene, Le Grand Sì, BB? no, vado sempre a Roma e sempre sarà. Guarda, E senti una cosa, ma è vero che è la prima volta che parli di nuoto io o di nuoto commenti? ne parlo e ne commento solo con te. Non, mi Ah, piace guardare le ci invita questo gare, privilegio. vederle in televisione o dal vivo, ma non ho mai commentato con nessuno le Senti, ma io ho visto che c'è una calcolatrice qui. gare. Digitiamo 1500. E Sì. come lo interpretiamo a distanza? Ti ricordi quella volta Beh, che 1500 il penso tuo sia la 1500. gara più bella. Ho cominciato con i 1500, quindi avevo solo 16 anni a Madrid nel 1986. E poi facevano un po' i fighetti questi, perché sul podio ti danno, no, ti Sì, a battevano me sulla piace testolina lì, ta giocare. ta 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 ta. Sì, Eh sì. sono Eh, simpatici, dai. simpatici. Però, vabbè, 1500 penso sia la gara più bella in assoluto. Ci vuole testa continua, non puoi sbagliare una vasca. Allenamenti, soprattutto allenamenti duri, perché comunque insomma la distanza è abbastanza lunga, anche se i tempi un po' sono cambiati, comunque l'allenamento è fondamentale per me, sia per quanto riguarda i 100, riguarda i 1500, i 1500 ancora di più. Io ho sempre detto ai ragazzi che nuota o comincia a nuotare, per me l'allenamento è fondamentale, cioè ogni allenamento deve essere come se fosse l'ultimo. Senti, ma il BB di oggi, che è quella greca, insomma, voglio dire, un interprete magnifico di 1500, ma quanto è cambiato nel tempo? Se sono cambiati poi, vabbè, i tempi sono qualcosa di stratosferico Guarda, adesso. non perché uno pensa sempre che fa dei complimenti alla federazione, al presidente, perché è una cosa dura, no. I complimenti vanno E fatti facciamoli. perché bisogna fare dei fatti al presidente Barelli, ma lo dico tranquillamente, con serenità proprio, perché è una persona che comunque sì, ha fatto crescere tutti, compreso me, a livello tecnico, tecnici, Adesso dirigenziale, perché sei un a dirigente. livello dirigenziale. E comunque, da quando abbiamo preso la prima medaglia alle Olimpiadi nell'88, dopodiché ne abbiamo prese tante altre. Abbiamo vinto addirittura le Olimpiadi con Fioravanti, Rosolino, Nel 2000 è stato Pellegrini. un È passaggio stato clou, un no? passaggio clou, infatti. Quindi, questo oltre che agli atleti, va a merito anche, soprattutto magari al presidente che è riuscito a gestire la crescita del nuoto, che non è facile perché noi eravamo altri tempi, Certo, parliamo chiaro. senti Bibi, però ora, adesso, il nostro Gregorio vince l'Olimpiade, ha vinto i mondiali, ha vinto tutto, no? Adesso Sì. vuol fare il fondo, tu l'hai mai provato il fondo, cioè tu che idea No, ti sei fatto sulla 10 km? All'epoca ti balenò a fine all'epoca no, ho carriera, fatto inizio? solamente una volta, beh, ma 3 km, però è Beh, bellissimo, nuotare anche al mare è quindi glielo molto. consigli? Sì, ma anche perché lui cerca nuovi stimoli, no? Perché comunque sia una persona che ha vinto gli europei, ha vinto i mondiali, ha vinto le Olimpiadi, magari Sì, manca cerca. solo il sigillino, quello del record del mondo. Beh, regole del mondo, guarda, io per carità, regole del mondo è importantissimo. Io a oggi, nel 1986, adesso c'è ancora il record italiano ragazzi, che sono passati 32 anni, quindi i record sono bellissimi, però come i record vanno tolti, le medaglie non le tocca nessuno. Bravo. Senti, però un consiglio che possiamo dare, magari darsi anche un po' al dorso, ti ricordi di... Sì, Cioè, un paltriniere a dorso tu lo vedresti? Cioè, tu eri molto eclettico, no? Eri un Guarda, super io BB sai, da tutte le salse. con te che parlo molto, sai, io quando parlo di me un po' mi vergogno, quindi non sono Però con molto, me ti puoi sciogliere. però la cosa non è facile se tu vai a vedere al mondo, non parlo in Italia, al mondo delle persone, degli atleti che hanno fatto quello che ho fatto io, penso ce ne sono pochi al mondo che sono passati a vincere medaglie. Come dice l'ingegner Saini, che l'ha sempre detto, fare due dorsi alle Olimpiadi prende la medaglia, 400 misti prende la medaglia, 1500 prende la medaglia, 4x2 prende la medaglia europea e vince. Quindi cambiare continuamente, ma non è che arrivavi ultimo, così sia sempre a podio mondiale o europeo Olimpiadi, passare da una distanza in stile diverso è molto più difficile che fare sempre lo stesso stile, ma non perché uno deve sminuire.
Per carità. Ultima domanda perché siamo lì Sì. contingentati con i tempi. Ma un altro Battistelli potrà No, mai nascere? impossibile, come dice mio padre, impossibile. Beh, io penso invece che, insomma, hai lasciato un segno. Sì, beh, il segno più bello è uno. La prima medaglia all'Oro Olimpiadi maschile non la toglierà mai nessuno. Bravo, grande BB! Come si Ciao, dice, alla alla prossima, con prossima. Ciao, Ri, servizi. sempre. Ciao! Ciao, Ri.